Allora, buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori di Data Virtus Project. Oggi realizziamo un'intervista con Duccio Checchi, che è il segretario del Fronte della Gioventù Comunista della Versilia, un'organizzazione insomma che è anche al centro di diverse attenzioni politiche in questo momento. La prima domanda che facciamo a Duccio Checchi chiaramente è sulla fase politica generale. Chiediamo a lui cosa pensa di questa situazione, diciamo post-Covid, e dove vediamo insomma che c'è una crisi economica che in parte era già esistente prima, e vediamo anche da parte della politica delle risposte insomma che sono insufficienti, e vediamo anche una polarizzazione, correggimi se non sei d'accordo, diciamo da una parte tra l'europeismo e il filo globalizzazione neoliberista, e dall'altra tra un ritorno al sovranismo, al nazionalismo e perché no anche alla destra più becera. Allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi invitato per questa intervista qua. Ma guarda, io sono dell'idea che da parte della politica ci siano delle risposte che nella maggior parte dei casi sono molto astratte, perché comunque è vero che ci siamo ritrovati ad affrontare una situazione che assolutamente non era prevista e che, cioè, anche gestirla non è stata assolutamente facile. È anche vero però il fatto che il governo si è comportato in una certa maniera con alcuni e in un'altra maniera con altri, e soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro, anche perché noi tutti abbiamo visto i grandi slogan rimaniamo a casa, io sto a casa e via e via e via, però poi quando si è andati a indagare abbiamo scoperto che la stragrande maggioranza dei lavoratori e della classe operaia sono rimasti a lavorare, appunto questo per insomma rispecchiare quelli che erano gli interessi innanzitutto della Confindustria e soprattutto del grande capitale. E chiaramente questo sfata anche il mito. Noi oggi nella società attuale viviamo nel mito in cui si va a dire la classe operaia non esiste, però poi appunto abbiamo visto che l'unica classe che non si è fermata durante questa pandemia è stata appunto la classe operaia. Ora, per quanto riguarda post-Covid, innanzitutto dobbiamo dire che il post-Covid, noi non siamo ancora nella fase post-Covid, perché comunque il Giusta Covid osservazione. non è ancora stato sconfitto, perché comunque per quanto pochi siano, i casi ci sono. Io per esempio ho guardato le notizie di ieri e mi pare di aver visto che i nuovi casi in Toscana erano 4. E per quanto pochi siano, comunque è un dato che ancora preoccupa. Ora, a me mi sono sfuggiti i nuovi casi che ci possono essere stati in Lombardia, però comunque secondo me parlare di una fase post-coronavirus, secondo me, è totalmente sbagliato. Poi c'è secondo me Diciamo anche... post-lockdown, ecco, diciamo post-lockdown, Sì, ecco, post-prima quarantena. possiamo semplicemente dire un post-quarantena, perché comunque casualmente, guarda caso, con l'inizio dell'estate ci vengono a dire che il virus si è indebolito. Ora io ovviamente non sono un medico, quindi non sto a dire il virus non esiste, giusto perché voglio fare il complottista. Ora però il problema, secondo me, è che non vorrei che con questa fase di post-quarantena si stiano dando determinate concessioni per poter, diciamo, sopravvivere alla stagione estiva per poi campare un pochino durante l'inverno, e poi però magari in autunno ci vengono a dire che guarda caso risalgono i contagi e risalgono i casi. E quindi possiamo dire che dalla politica spesso e volentieri arrivano delle notizie, diciamo che si dice al popolo quello che il popolo vuole sentirsi dire. Poi, per quanto riguarda questo scontro, te prima facevi un'osservazione tra, possiamo riassumerla brevemente, tra destra e sinistra, sinistra cosiddetta volgarmente, chiaramente globalista, e la destra sovranista. Il problema
problema, secondo me, è che da entrambi i lati non arrivano delle vere risposte. Innanzitutto io, sarà perché magari sono troppo di parte, riconosco il fatto che se ci fosse stata la cosiddetta destra sovranista a gestire l'epidemia coronavirus, probabilmente la situazione sarebbe anche peggiore di quella che abbiamo subito, perché io vedo da vediamo loro... dove governa in Brasile, negli Stati Uniti, insomma. Sì, infatti, dove poi pensiamo anche a cosa è successo in Inghilterra, dove lo stesso presidente Johnson si è ammalato di coronavirus, e anche in Brasile mi pare che Bolsonaro abbia avuto la malattia. E infatti c'è, bisogna anche vedere che c'è stato anche lo sfatamento del mito della grandissima sanità della Lombardia, la quale ha mostrato tutte le sue pecche, ovvero che la sanità lombarda fa quasi parte. Poi secondo me c'è anche un altro problema, che secondo me non è indifferente. Ora voglio andare un attimo nella zona della Versilia, che è quella dove noi viviamo e facciamo politica soprattutto. Un grande problema è che nessuno dei sindaci della Versilia, a esclusione di Bruno Murzi, che è sindaco di Forte dei Marmi, ha lasciato una dichiarazione pubblica nella quale si diceva che bisogna tornare a investire sulla sanità pubblica. Sarà perché magari Bruno Murzi, lo sappiamo, viene da una carriera di medico, e quindi diciamo che magari certi clienti conosce. Il problema è che noi abbiamo a che fare con un sindaco di Viareggio, Giorgio Del Vingaro, che è presidente della comunità dei sindaci e che sulla questione sanitaria ha sempre avuto delle posizioni molto che insomma fanno acqua da tutte le parti, perché comunque noi abbiamo visto in questi anni all'ospedale Versilia la chiusura di un sacco di reparti, anche di un taglio di personale. Quindi, per chiudere, io vedo dalle parti politiche delle risposte che risposte non sono. Certo, mi sembra chiaramente quindi sotto attacco sia le politiche liberiste che quelle sovraniste, che diciamo magari declinate in modo diverso, ma entrambe sono supine verso il grande capitale e fanno pagare i costi della crisi, sia quelli sanitari ma anche quelli economici, insomma, alla classe operaia e ai lavoratori più in generale. Sì, ma anche perché, ascolta, basta vedere che cosa è successo a molta gente che lavora in campo sanitario. Noi abbiamo visto durante la quarantena i nostri eroi in corsia, i nostri eroi che fanno turni di 12 ore in corsia, e poi, guarda caso, quelli che denunciavano le condizioni dei reparti coronavirus o comunque della situazione degli ospedali hanno subito delle minacce alquanto pesanti. Poi ora mi riferisco anche al caso di Marco Lenzoni, mi pare si chiami, questo infermiere qua, che insomma ha subito degli attacchi molto forti. Perché vogliamo l'occasione per esprimere la piena solidarietà a Marco Lenzoni. Assolutamente. E quindi qui è facilissimo dire ci sono i nostri eroi in corsia, e poi però quando questi nostri eroi denunciano delle condizioni che riguardano la sanità pubblica, questi eroi bisogna metterli a tacere, perché altrimenti non si sa che cosa può succedere. Ascolta, Duccio, io volevo farti un'altra domanda un po' generale, ma il ruolo dei comunisti in tutto questo, quale dovrebbe essere, quale è, come mai, in un momento anche di crisi oggettiva del capitalismo, che mostra, diciamo, tutti i suoi limiti, tutti i suoi difetti, sia quelli etici ma anche quelli economici e politici, come mai in questo momento di questa crisi reale, diciamo il re è nudo, i comunisti però sembrano non trarne, diciamo, vantaggio da questa situazione, non riescono, diciamo, a guidare le proteste, i malumori che anche nella società ci sono, ma che invece prendono delle pieghe alle volte assurde. Insomma, io penso al movimento degli arancioni, penso di Gilles Arancioni, penso ad alcune posizioni sovraniste o populiste o secessioniste in altre zone del mondo, insomma penso a un sacco di posizioni anche qui da noi, che lo dicevi anche te prima, il complottismo, ecco, quando magari molte cose si spiegherebbero tranquillamente in quello che sono i rapporti classici dello scontro di classe. Come mai i comunisti secondo te hanno questa difficoltà? Io penso che i comunisti, e per comunisti intendo i partiti
partiti comunisti oggi in Italia non abbiano avuto, secondo me, una forte linea su quello che deve essere il sindacato di classe e il sindacalismo di classe oggi in Italia. E ora, scusami se ti precedo un attimo, questo è appunto il fatto che il fronte della gioventù comunista ha voluto un attimo prendere le redini di questa questione e lanciare il progetto del fronte unico di classe, di cui poi ti parlerò in maniera più specifica. E quindi la questione è che oggi possiamo dire che certi progetti come i gilet arancioni e varie cose che sono estranee veramente alla politica, perché se noi andiamo in una piazza dei gilet arancioni, lì non si parla assolutamente di politica, lì è praticamente l'antipolitica. E quindi è chiaro che oggi in una situazione come c'è questa... C'è di più, hanno anche degli elementi reazionali, insomma, la critica alla scienza in maniera aperta. Sì, ma poi una critica alla scienza che è veramente assurda. Noi vediamo gente che non è mai stata nel campo sanitario fare una critica alla scienza basandosi in buona sostanza o sul sentito dire o semplicemente su degli slogan inventati all'ultimo momento per portare due persone in più in piazza. E questi sono, secondo me, elementi, non ti dico pericolosi, però in un post quarantena dove i contagi non si sono fermati, che possono essere molto dannosi, perché questi rischiano di farci rialzare i contagi se si continua a comportarsi in un determinato modo. E quindi, per tornare alla domanda, io penso che oggi i comunisti abbiano fatto questo errore qua, ovvero quello di non avere una vera e propria strategia per comunque costruire dei veri gruppi comunisti all'interno dei luoghi di lavoro e per portare avanti il conflitto di classe all'interno dei luoghi di lavoro e per intercettare i settori più avanzati della classe operaia. Ecco, te hai accennato al fronte unico di classe. Ci vuoi spiegare bene che cos'è? Anche perché questa cosa credo che sia uno degli elementi che ha portato poi anche alla rottura del fronte della gioventù comunista col Partito Comunista, diciamo, guidato da Marco Rizzo, insomma. E quindi qui c'è del materiale da discutere, insomma, anche perché i partiti comunisti negli ultimi anni sono aumentati, cioè, i comunisti forse sono diminuiti, però i partiti sono aumentati, no? Addirittura c'è la famosa battuta, tra un po' ci sono più partiti comunisti che comunisti. Però al di là delle battute, c'è un problema di fondo, un'ennesima scissione, un'ennesima frammentazione. Ecco, spiegaci un pochino che cosa è accaduto partendo da questo progetto del Fronte Unico di Classe, che credo che abbia, insomma, sia una proposta politica sul quale ora uno può essere d'accordo o meno, ma che chiaramente ha una sua logica. Sì, allora io penso che sia molto più importante adesso parlare della proposta del fronte unico di classe. Ora, il fatto è che il fronte unico di classe non è una cosa che abbiamo lanciato così dall'oggi al domani, perché noi come fronte adesso, siccome avevamo sospeso il patto d'azione, il quale ufficialmente è stato rotto dal Partito Comunista, e poi ti spiegherò il perché, ma non è la ricerca di una nuova casa, così volgarmente detto, ma è una necessità storica. Il fatto è che oggi, appunto, come dicevo prima, ci siamo trovati in una fase, quella del coronavirus, che è una fase che nessuno aveva previsto e che comunque ha demolito ogni speranza di stabilità e oggi trascina tutti i paesi nella crisi economica e sociale più profonda dal dopoguerra. Possiamo, per esempio, guardare alcuni dati, come la caduta del PIL, che potrebbe superare addirittura il 10% o addirittura il 15% per il 2020, che è una cifra che nella storia d'Italia non si era mai vista dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi il discorso è che oggi c'è uno scontro tra i partiti in Parlamento che però sì, si scontrano in Parlamento, ma poi hanno un solo obiettivo, che accomuna tutti i partiti, ovvero accreditarsi presso settori dominanti della borghesia italiana
come partiti più affidabili e servitori ai loro interessi. Possiamo vedere appunto gli show che fanno Salvini, Renzi, la Meloni, che si fanno portavoce delle grandi imprese. Oggi il governo Conte tutela tutti gli interessi di Confindustria e delle grandi imprese, poi ora si comincia anche a parlare di un Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea, come nuovo possibile premier per un governo di unità nazionale. Un scenario che confermerebbe e rafforzerebbe la capacità del capitale di imprimere al governo italiano la direzione più favorevole ai propri interessi. Proprio la chiamata unità nazionale, il richiamo agli interessi nazionali, caratterizza tutte le forze politiche, tanto quelle al governo quanto quelle all'opposizione. Poi, nella vicenda delle trattative dell'Eurogruppo e del Consiglio europeo, trova conferma la strategia dei settori dominanti del capitale italiano di rafforzare le proprie posizioni a livello internazionale. E si conferma appunto la teoria che gli interessi dei capitalisti vengono al primo posto e sono contrapposti a quelli delle classi popolari e dei lavoratori. Perché appunto oggi al fronte unico di classe che noi proponiamo, noi vogliamo costruire appunto questo fronte per opporci a quello che già esiste, ovvero il fronte unico dei capitalisti, i quali sono sempre pronti a farsi la guerra tra di loro, però sono sempre d'accordo, ovvero far pagare la crisi ai lavoratori e alle classi popolari, caricando sulla collettività i costi e le misure necessarie. Anzi, sono anche molto bravi nel far scoppiare le guerre tra i poveri, ecco, diciamo, e nel far dividere. Penso alla differenza tra i lavoratori italiani e i lavoratori migranti, sul quale il Partito Comunista di Rizzo molte volte è andato un pochino in difficoltà rispetto a quella che è, diciamo, la narrazione classica delle altre forze comuniste. C'è stata a volte una contrapposizione, diciamo, è stato accusato, infatti leggevo oggi, mi sembra, su questi giorni su Ordine Nuovo, che veniva detto come riconquistare il voto dei lavoratori che votano Lega piuttosto che accodarsi alla Lega, insomma, alle posizioni della Lega. Puoi spiegarci meglio questa posizione? Ecco, diciamo che, ascolta, secondo me il Partito Comunista faceva e fa l'errore di, appunto, di parlare di questo fantomatico esercito industriale di riserva, che è sì a parte dell'analisi marxista dell'immigrazione, ma secondo me spiegato in quella maniera non era completamente giusta come analisi. Il fatto è che l'immigrazione tocca degli aspetti di classe e bisogna anche dire, e questo l'ha spiegato molto bene secondo me il compagno Mustillo con quell'articolo sull'Ordine Nuovo, e dimostra appunto la connessione tra quelli che sono i diritti civili e i diritti sociali. E il fatto è che oggi, se noi andiamo a vedere gli immigrati che vanno a lavorare, noi parliamo di operai e di lavoratori che comunque non è vero che accettano le peggiori condizioni di lavoro pur di lavorare, ma anzi, si parla di lavoratori che organizzano dei grandi shop. Sì, penso alla logistica, penso. Sì, ma poi penso alla logistica, pensiamo ai braccianti che hanno fatto degli scioperi secondo me straordinari, e quindi non sono eventi che vanno sottovalutati. Ho citato la logistica perché mi viene in mente il Sicobas, con il quale mi sembra adesso state instaurando una nuova relazione, ecco, volevo capire. Sì, vabbè, comunque ora stiamo parlando di esempi, questo per spiegare appunto che non si parla necessariamente e nella maggior parte dei casi di lavoratori che sono propensi ad accettare condizioni di lavoro disumane pur di mangiare. Non è assolutamente vera questa cosa qua, perché appunto i lavoratori immigrati sono dei compagni, secondo me, che sono in grado di mobilitarsi per appunto avere delle condizioni di lavoro, ti dico perfette, però diciamo un pochino più umane, per come possiamo considerare tali certe rivendicazioni. Praticamente praticano la lotta di classe, insomma. Ecco. Sì, esatto, possiamo dire che a modo loro praticano la lotta di classe, perché comunque si parla anche, per quanto riguarda i lavoratori immigrati, che ci sono anche molti sindacalisti lì,
all'interno di varie lotte. Certo. Ascolta, chiaramente questa scelta politica della costruzione del fronte unico di classe vi ha portato a una frizione e poi a una rottura col Partito Comunista di Marco Rizzo. E poi, ci voglio anche ritornare un attimo sul fronte unico di classe, perché penso... Sì, abbiamo il tempo. Ma ecco, anche perché anch'io ti voglio fare un'altra domanda. L'idea del fronte unico di classe, cioè anche un'idea che viene insomma presa anche da soggetti che non sono, diciamo, proprio ideologicamente vicini a voi, ecco. Penso al Partito Comunista dei Lavoratori, penso insomma a tutta una tradizione, diciamo, di una matrice trotskista che ha sempre avuto in questa visione del fronte unico da contrapporre in realtà ai fronti popolari una determinata visione. Ecco, questo forse è anche un elemento. Capisco che magari al lavoratore questi argomenti interessano meno, però ai comunisti interessano, soprattutto perché riguardano anche la teoria. Questo è un elemento di frizione reale col Partito Comunista di Rizzo, oppure è una scusa? I motivi sono altri. Ma ascolta, innanzitutto bisogna dire che la strategia del fronte unico di classe è stata lanciata dopo la rottura tra fronte della gioventù comunista e partito comunista. Poi, per quanto riguarda l'adesione alla mobilità, perché innanzitutto oggi la costituzione del fronte unico di classe non è ancora stata ufficializzata, si sono lanciate le basi, ora il fronte i Sicobas hanno avuto alcuni incontri, è vero, a questo incontro hanno anche partecipato Maurizio Acerbo e Marco Ferrando, però comunque bisogna dire una cosa, hanno portato un cioè, non è che voglio parlare a nome degli altri, però non è che hanno portato un grandissimo contributo alla discussione. Però voglio entrare un attimo nel merito di quello che è successo fino ad oggi. Innanzitutto c'è stata una mobilitazione per il fronte unico di classe promossa dai Sicobas, al quale il fronte ha dato un grandissimo contributo. È stata una mobilitazione, quella del 6 giugno, che ha avuto un discreto successo e che ha voluto l'aggregazione dei settori di avanguardia del mondo operaio e delle forze sindacali e politiche. Che, ascolta, bisogna dire una cosa, è una cosa ancora ben lontana da ciò che in realtà oggi servirebbe, però ha unito i settori combattivi del movimento operaio in Italia, penso ai Cobas, lo SLAI Cobas, ADL Cobas, e al fronte della gioventù comunista, intendo, va riconosciuto il merito di aver animato le piazze, tanto la presenza giovanile nelle lotte operaie, e questo è un elemento molto importante. E la mobilitazione del 6 giugno ha dimostrato che la forza materiale può essere messa in atto fin da subito, perché il fronte unico di classe necessita della partecipazione di maggior numero di sindacalisti e settori dei lavoratori in blocco. E comunque noi vogliamo promuovere ampia convergenza di lavoratori per un coordinamento di azione in blocco su la sola adesione ideologica. E ci sono ancora delle, ovviamente ci sono ancora delle visioni differenti sulle modalità di percorso che bisogna intraprendere all'interno del fronte unico. Che punta a costruire un movimento operaio organizzato e a fare una cosa molto importante, ovvero, e questo dovrà essere il fronte della comunista a renderlo possibile, legare le lotte degli studenti attorno alle lotte dei lavoratori e appunto per contrapporci al fronte unico dei capitalisti, il quale ogni volta che si presenta una crisi, penso alla crisi del Covid, alla crisi del 2008 e alle crisi che ci sono state prima, ci propongono sempre la pace sociale che viene usata per scaricare sui lavoratori i costi della crisi, poi da una parte c'è il patriottismo sovranista, dall'altra parte ci sono le visioni riformiste del centro-sinistra e poi dulcis in fondo c'è l'unità nazionale. E sono queste cose che fanno sempre contro interesse dei lavoratori. Comunque si parla di un progetto che vuole mettere le forze sindacali e i lavoratori al centro di questa strategia.
poi ovviamente appena si potrà bisognerà fare un'assemblea nazionale dei delegati sindacali con la centralità dei quadri operai e un dei conflitti nei luoghi di lavoro alle forze di lotta politica per dare un indirizzo di classe rivoluzionario e orientare le lotte d'avanguardia, perché ovviamente le lotte dei lavoratori non sono mai rimanere. Ed è per questo che noi abbiamo proposto il fronte di tassa, per dare un supporto materiale organizzato e anche un supporto tecnico, perché noi vogliamo unire i lavoratori a forza di strumenti più avanzati della nostra classe, anche per occuparsi di studenti per la costruzione di un grande fronte di lotta, che comunque oggi noi siamo in una situazione in cui l'Unione Europea sempre fatto, punta sempre alla salvezza dei grandi gruppi capitalistici, alla riduzione dei sussidi, ai tagli alle spese sociali e all'incremento della tassazione. È ciò che succederà quando veramente entreremo nella fase post-Covid-19. Poi oggi purtroppo siamo in una situazione in cui la classe operaia non ha un vero e proprio punto di riferimento. Perché è vero, esistono nel mondo del sindacalismo dei grandi sindacati costituzionali, però purtroppo, a fase come questa, sono distribuiti, diciamo, molto a macchia di leopardo. Poi bisogna, secondo me, fare anche un'analisi su come è il sindacalismo oggi. Bisogna dire anche che la maggioranza dei lavoratori oggi non è neanche iscritta ai sindacati. Ed è una caratteristica della, che sono lavoratori, una caratteristica della struttura produttiva del nostro paese, e comunque oggi anche il fatto che i lavoratori non sono sindacati dipende anche dal fatto che ci sono una forte presenza di piccola e media impresa, e poi il fatto che i lavoratori siano iscritti sindacati per me, anche per noi. Aspetta che ti sentiamo un attimo male. Prova magari un attimo a distanziarti dal microfono, prova ora. Sì, mi senti ora? Sì, sì, vai, vai. Ok, stavo dicendo che oggi il fatto che molti lavoratori non siano iscritti ai sindacati, secondo noi è una fortissima responsabilità politica che hanno i sindacati stessi. Ed è, e non parlo dei sindacati privati, assolutamente, ma semmai parlo dei sindacati confederali, che sono una profondissima crisi, perché comunque è vero che CGIL e CISL e UIL sono ancora forti come sindacati, ma stanno perdendo un sacco di iscritti. Una cosa, secondo me, che dobbiamo analizzare è il fatto che i sindacati conflittuali non riescono a intercettare appunto questi lavoratori che escono dai sindacati confederali. E quindi costruire un fronte unico di lotta e di classe significa organizzare le cose e rinnovare i rapporti sociali. Naturalmente non diciamo che mi siete dati un orizzonte molto ambizioso, non da soli, ma insomma un orizzonte molto ambizioso, quello del fronte unico di classe. Sì, ma anche perché purtroppo bisogna dire che in una fase cioè di purtroppo, perché siamo da fronte a una crisi che non ci saremmo mai aspettati, però si parte appunto di una necessità storica che punta all'unità di classe, a rompere l'isolamento delle varie lotte per un'azione comune delle organizzazioni sindacali e anche politiche, per incentivare lo scontro dei lavoratori contro i padroni. E quindi c'è il fronte unico di classe è per riunire le forze sindacali più avanzate e costruire poi come punto finale la costruzione di un sindacato, di un grande sindacato di classe in Italia. Questo ovviamente non deve portare alla rinuncia delle questioni ideologiche, però è necessario un piano di confronto tra le nostre forze, alle quali ovviamente non si chiede di sciogliere i propri programmi politici, però dobbiamo costruirlo su delle piattaforme comuni, perché poi ovviamente saranno i processi storici che determineranno le opzioni che
che poi verranno fuori da questa nostra strada. Sì, Duccio, ti ringrazio, sarebbero ancora molte altre le domande, io mi limito a fartene ancora uno o due perché i tempi sono stretti. La prima domanda chiaramente che ti faccio è questa, non è che questo progetto rischia di confondere partito e sindacato, visto che vi sono forze politiche che si muovono nell'ambito della ricostruzione del partito e altre che invece si muovono nell'ambito dell'intervento sindacale, tra l'altro con molte differenze anche tra sindacato e sindacato e tra formazione politica e formazione politica. Se c'è questo rischio reale che si vada verso qualcosa che rischia di creare un cortocircuito e di non fare chiarezza. Ma ovviamente noi quando abbiamo lanciato la proposta del fronte unico abbiamo subito detto che per noi la necessità di continuare nella ricostruzione comunista in Italia e quindi sulla necessità di costruire il Partito Comunista oggi in Italia rimangono alla base della nostra operazione politica. Però, come ho detto prima, c'è questa necessità storica che ci chiama ad organizzare i lavoratori. E noi oggi quello che vogliamo impedire è che i lavoratori si ritrovino senza organizzazione, perché pensiamo che questo possa essere un fatto molto pericoloso per le sorti della classe operaia italiana. E poi naturalmente noi come fronte della gioventù comunista continuiamo il nostro lavoro di radicamento e di costruzione dell'organizzazione comunista, perché infatti noi durante la pandemia, soprattutto anche durante la quarantena, il nostro lavoro organizzativo non è cessato, perché comunque ci siamo organizzati per portare la nostra solidarietà, che nonostante l'embargo, nonostante tutte le difficoltà, ha aiutato il nostro paese con i propri medici. Poi, finita la quarantena, abbiamo organizzato i presidi degli studenti. Cioè, sono state tutte delle operazioni che comunque dimostrano il fatto che il nostro obiettivo di continuare con la ricostruzione comunista in Italia, nonostante la strategia del fronte unico di classe, non è andata tramando, anzi. Chiaramente sembra però di capire che non sarà più il Partito Comunista la casa, insomma, o il terreno dove si costruisce il Partito Comunista, insomma, diciamo, passatemi questo termine, non sarà più il Partito Comunista di Marco Rizzo il soggetto verso il quale rivolgete l'azione di solidarietà, insomma, o come primo interlocutore. Mi sembra di capire che questa rottura sia forte, sia netta. E la domanda io te la faccio anche perché te sei stato molto corretto cercando di rimanere esclusivamente su un terreno politico, e te ne do atto, perché quando ci sono le scissioni non è mai così facile, però sappiamo che ci sono anche polemiche e quant'altro. La domanda io però te la devo fare: che cosa ne sarà del Partito Comunista di Rizzo? Perché non è una scissione qualunque questa, esce, diciamo, l'organizzazione giovanile più grossa, diciamo, delle organizzazioni giovanili dei partiti comunisti, e esce forse anche quella che aveva già una sua autonomia, quindi aveva anche, ed esce però la Federazione Romana, insomma, e escono diversi dirigenti e politici. Il Partito Comunista di Rizzo era un partito in crescita, diciamo forse quello che stava meglio in salute delle varie dei vari soggetti, io li chiamo a volte scherzando partiti comunisti bonsai, però ecco, era quello sicuramente che stava meglio. Dopo questo colpo, che cosa ne sarà, ecco, di quello, e voi verso che cosa guardate? Ascolta, io posso, per cosa succederà al Partito Comunista, posso darti una mia opinione personale, onestamente. Ora, il Partito Comunista, io 2 giorni fa ho fatto una piccola ricerca, attualmente sono uscite 17 federazioni dal Partito Comunista e si parla di grandi gruppi, perché comunque si parla di federazioni nelle quali c'erano i quadri comunisti, che hanno contribuito non solo alla costruzione dell'FGC, ma proprio anche alla costruzione del Partito Comunista stesso. Ora, il Partito Comunista riuscirà a candidarsi ora alle prossime elezioni regionali in Toscana, questo bisogna anche dirlo, abbiamo contribuito anche noi, perché comunque avevamo già raccolto le firme, via via via. E quindi questo gli va riconosciuto. Che cosa succederà al Partito Comunista ora senza il lavoro del fronte
Io sinceramente non te lo so dire esattamente, però ora non è che voglio fare quello che dice senza di me non si fa niente, però sinceramente non penso che possa avere un futuro molto facile, perché comunque il Partito Comunista negli ultimi, almeno negli ultimi 4 anni, è stato costruito perché c'è stata la macchina organizzativa del Fronte della Gioventù Comunista che ha reso possibile le riuscite di tutte le mobilitazioni, di tutte le campagne elettorali e politiche indette dal Partito Comunista. Detto questo, io ovviamente non voglio fare fango contro i compagni con i quali ho militato per tanto tempo, perché io ci sono stato 6 anni dentro il Partito Comunista, è stato l'unico partito al quale mi sono iscritto, e ti dirò la verità, io con i compagni del Partito Comunista a livello umano non ci perdo ovviamente i rapporti, perché comunque si parla di bravi compagni, però a livello organizzativo, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro, lo vedo un partito adesso che starà a estrema difficoltà, e quindi che cosa gli succederà sinceramente non te lo so. Invece per quanto riguarda noi attualmente abbiamo intrapreso questa strategia di costruire il fronte unico di classe, poi tanto ascolta, il fronte della gioventù comunista non lo potrà fare quest'anno, ma nel 2021 se avremo la possibilità di farlo avrà il 3° congresso nazionale, quindi lì si determineranno le nuove linee politiche, le nuove strategie da intraprendere nel lungo periodo. Vabbè, ti ringrazio Duccio. Ringraziamo Duccio Checchi perché è stata un'intervista importante, diciamo, dove abbiamo toccato varie questioni, e anche in un momento particolare, insomma, anche di sofferenza politica di fronte, insomma, a quella che è l'ennesima scissione. Grazie a Duccio Checchi, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato con pazienza.